agli arbitri. Premia gli arbitri il nostro Camillo Prisco. Bravo, bravissimo. Ringrazio, che bel momento. Facciamo un applauso, dai. Ecco tutti in posizione per una foto. Teo Panareo, Pierpaolo Panareo, sei stato bravissimo. Facciamo le foto. Adesso andiamo col miglior portiere. Premia il responsabile Vincenzo Russo. Volpe Mario. Un applauso a Giacomo che ci ha permesso di mangiare tantissimi ottimi gelati. La mia famiglia e a tutti i collaboratori del Centro Ester. Ringrazio tutte le società che hanno partecipato. E soprattutto voglio ricordare una persona che ha fatto la storia di questo quartiere e raccontare un po' il motivo di questo memorial, perché non è scontato. Parliamo di un presidente che ha dedicato l'intera vita alla Napoli Est, ha aiutato centinaia di bambini a salvarli dalla strada per farli giocare a calcio, lì dove le condizioni magari o familiari o sociali non erano delle migliori. Quindi il ringraziamento mio a tutti questi atleti che hanno partecipato, soprattutto va alle famiglie che con grande sacrificio hanno supportato questi 3 giorni di festa per ricordare una persona che per me personalmente è stato il mio più grande maestro. Quindi se oggi esiste il Centro Ester, esiste perché lui è stato il mio presidente, è stato il mio maestro. Quindi voglio ringraziare la famiglia per averci dato la possibilità di ricordarlo. Grazie. E a tutti i dirigenti. La fotografia sempre con il presidente e il direttore. Premiamo la seconda classificata del trofeo Pasquale Miele, ricordiamo giunto alla 4ª edizione, la società sportiva Calcio Napoli. Grazie. Che hanno messo sudore, passione. Adesso signore e signori vorrei un onore generale.